Allora, buonasera per un altro live stream sulla pagina Facebook del Yacht Club Adriaco. Buonasera Paul Cagliard, buonasera in Italia, buongiorno a te lì dove sei, a San Francisco, giusto? Sì, attualmente sono a San Diego, che A San Diego. una città importante nella nostra storia, però Come no? California comunque, sono mezzogiorno. Ah, e come mai non sei a San Francisco, nella tua San Francisco? Faccio una settimana là e una settimana qui, ho un'amica che vive qui, quindi negli ultimi tempi sono passando un po' di tempo qua. Va bene, Paul, nelle mail che ci siamo mandati in questi giorni, ma un po' lo sapevo, che ti firmi Paul Cagliard, Chairman San Francis Yacht Club. Allora sono andato un po' a guardare, in quel circolo ci sono stato, ho avuto anche il piacere di cenare con te nel 96, quando c'era il mondiale Moon 36. Allora sono andato a guardarmi un po' così, il board del St. Francis Yacht Club, ho visto che c'è un Commodore, Vice Commodore, Rear Commodore, e poi c'è Chairman, e poi ci sono i Director. Accidenti, quindi tu sei chairman, ma sei, diciamo, ancora il quarto della graduatoria. Veramente un board molto, molto complesso. E forse lo è rispetto alle strutture in Italia, dove credo che c'è il presidente, magari c'è un commodoro. Noi abbiamo un board of directors che sono 8 persone, la quale che c'è un chairman che è eletto dalle 8, e poi i flag officer sono rear commodore, vice commodore e commodore. E si può vedere così che lo Commodore e Vice Commodore sono quelli che rappresentano lo club all'esterno. I directors e il chairman of the board sono responsabili degli affari del club, che è praticamente l'operazione. A St. Francis Yacht Club abbiamo un'operazione di 18 milioni di dollari e 120 dipendenti. Accidenti, accidenti. E però ho detto che non vuoi ancora diventare Commodore. Onestamente non mi interessa molto. Il lavoro del chairman mi interessa tanto, è come gestire una sfida molto simile. I numeri delle persone, il giro di affare, è molto interessante. E lo Commodore è quello che va lì tutti i weekend a dare trofei a chi vince. Per ora non mi interessa essere Commodore. Va bene, a questo punto avevo una domanda anche per Torben Grael, visto che è vicepresidente di World Sailing, speriamo che si colleghi fra un po'. Anche noi siamo sempre partiti puntualissimi alle 21, oggi per un problema tecnico mio siamo partiti un po' più tardi, magari anche Torben Grael ha qualche problema. Chiedo a Federico Boico, che l'hai visto prima, il regista, di raccontare perché ci fa molto piacere avere Paul Cagliard. Cominciamo con una foto tua, Paul, che sta nel circolo dello Yacht Club Adriaco. Tu sei stato molte volte a Trieste, sicuramente hai tanti ricordi di Trieste, hai pure giocato a pallacanestro lì a Trieste durante una regata. C'è questa foto che sta lì nella sede dello Yacht Club Adriaco, c'è anche il tuo autore. Poi guarda qui Paul Cagliard, a sinistra c'è Russell Coutts e c'è con voi nella foto l'ex presidente dello Yacht Club Adriaco George Gefter Wondrich, e tu hai una bella maglietta color pesca. E c'è un'altra foto, proprio ancora forse più stile italiano, vai Federico con l'altra foto. Ecco, qua bisogna trovare all'estrema destra qui, sempre con la maglietta pesca, e c'è Russell Coutts. Totalmente dall'altra parte, qualche bottiglia, qualche bicchiere in tavola, insomma, regatare in Italia forse anche bello per questo, no? Per l'accoglienza e il calore delle persone. Sì, è molto, diciamo, familiare, molto divertente, anche se trova questo in America, ma credo che i latini sanno fare meglio di noi, anche in Brasile fanno molto così.
Poi abbiamo, così visto che ci sei solo ancora tu, continuiamo questo tuo rapporto con la città di Trieste. Abbiamo un gruppo di quattro foto, abbiamo raccolto, si chiamano Cagliard Trieste, sono quattro, che sono state scattate, eccole qua, durante la Nations Cup, quel bel evento di match race, quando la Coppa America era proprio nel vivo ad Auckland, si disputava a distanza di 2 anni. Tu eri qua tra gli anni di America One e Oracle. E ecco, c'erano queste due barche uguali e si organizzavano questi match race. Penso che ti sei molto divertito pure in questa occasione a Trieste, giusto? Sì, sempre. Quelle erano molto regate, molto competitive, combattuto. Tutti, si era Russell, Gilmore, tutti i velisti del tempo andavamo là, anche con Tommaso, Enrico, Chieffi, disputavamo, e anche Vasco, credo che Vasco stava arrivando anche a Matrix allora, e sì. Erano anni bellissimi. Trieste è una città che sa ospitare tutti, credo, ma soprattutto i velisti, è molto piacevole andare in quella città, perché ti fanno molto speciale, no? La vela è importante in Trieste. Sì, poi ci fu quella bella simpatica partita a pallacanestro. Tu mi dicesti che al college avevi giocato a basket, che era uno dei tuoi sport preferiti, no? Oltre la vela. Sì, era sicuramente il mio sport, a parte della vela, preferito, lo sport che ho giocato alla scuola. E poi abbiamo un'altra tua foto, Trieste, questa è proprio recente, del 2015, quando sei tornato a fare la barcolana su questa barca on board Anywave, e dopo 15 anni sei tornato a fare la barcolana. Tra l'altro ho trovato una tua bella battuta, perché quel giorno c'era bora molto forte, quindi si posticipò la partenza di 3 ore, e c'è una tua dichiarazione dove dici: beh, qui siamo in un paese cattolico, meglio così, almeno le persone hanno tempo di andare in chiesa la mattina. E qui sei al timone proprio di on board Anywave. Te la ricordi quella battuta che hai fatto sulle persone che potevano andare in chiesa? Ah, o no? Sì, molto. È molto probabile che ho fatto questa battuta, un po' sarcastico. Sì, perché non eri d'accordo sul posticipare la partenza, però c'era un bel vento. Sì, spesso lì c'è un... Tu con questa barca hai fatto una regata spettacolare, perché sei arrivato terzo, cioè ovviamente c'erano i primi due che si contendevano la vittoria, e poi sei arrivato tu. Mi ricordo che hai avuto tanto per la tua pressione da barcolana con questa barca. Vediamo Alberto Leghissa pure a poppa. Sì. No, credo che abbiamo navigato bene. Sì, mi ricordo, alla fine non era così difficile, era un po' difficile all'inizio, probabilmente hanno fatto bene a posticipare la partenza, e poi il peggio ha passato, abbiamo fatto una bella giornata. Una bella giornata. Io mi ricordo che, vediamo se succede qualcosa, perché ho chiamato in info. Conosci Giulio Giovanella, un ragazzo fantastico, regata in Italia. Gli ho mandato un WhatsApp di ricordare a Torben Grael che dovrebbe essere in diretta con noi in questo momento, e mi ha detto che sta arrivando. In quelle regate di Trieste, io mi ricordo che dopo le regate ti chiesi: vabbè, ma allora con la Coppa America cosa fai? Tu mi dicesti: ma ho firmato con Larry Ellison. E io così ho preso appunto e ho scritto questo articolo. Allora, per, se ti ricordi, Quokka Sailing era un portale proprio di San Francisco, Quokka Sailing, e lo scrissi per loro, seguiva molto la Coppa America. Mi chiamarono col fuso orario alle 4 di notte, mi ricordo, in Italia. Era Sean McNeil, il capo redattore, mi dice: Andrea, ma tu nell'articolo hai scritto che Paul Cagliard va con Larry Ellison. Ho detto: sì, me l'ha detto lui, l'ho scritto. E invece per loro questa era una grande notizia, perché non lo sapeva ancora nessuno. E poi, vabbè, insomma, poi è andata come è andata. Uè, Torben, eccolo qua, ti eri dimenticato che avevi il live stream. Torben, buonasera. Non mi sento. Torben.
di mettere il volume. Torben Gael, buonasera, buongiorno. Ok. Torben, ci senti ora? Torben, buonasera. Paul ride. Sì, perché è molto serio. No, ma allora, questa sera... Paul, l'ho sentito. Ci senti, Torben? Ora ci senti? Torben, ride. Andrea, è un triangolo difficile. Rio de Janeiro, Trieste, non so, Toscana e San Diego. È un triangolo. Sto in Toscana io. Vediamo, ora ci provo un attimo. A Paul sento bene, Andrea no? Ah, ma tutti abbiamo problemi con Andrea. Non ti preoccupare, è solo l'ospite. Allora Paul, visto che Torben ti sente, gli puoi chiedere, intanto cominciare, salutalo da parte mia. Gli puoi dire Andrea ti saluta. Andrea says hi, Torben. You can't hear him at all? No, non lo sento niente? Ok, faccio traduttore. Allora chiedigli una cosa da vicepresidente di World Sailing, queste Olimpiadi, quando si faranno? Chiediglielo un attimo tu. I'm using the telephone. I'm gonna try with the computer. Yeah. Sarebbe meglio per il computer. Hai sentito la domanda, Torben? No, non sento una parola. Ok, lui mi ha fatto fare la domanda a te. Essendo il vicepresidente della World Sailing, tutti questi casini che siete combinando sono colpo tuo? Beh, tutto il casino che si combina è deciso dal Consiglio. È deciso da chi? Del Consiglio. Ah, il Consiglio. Alla fine chi vota è il Consiglio. Tutti quanti. Attualmente non c'è una domanda. That wasn't the question, I just made it up to give you some shit. Cos'era la domanda, Andrea? Se vedremo le Olimpiadi il prossimo anno, mi tardano ancora. Se vediamo lui alle Olimpiadi? No, se le Olimpiadi di Tokyo le fanno veramente nel 21. Quello non dipende da Torben, ma lo faccio la domanda comunque. La domanda è, le Olimpiadi di Tokyo se fanno veramente in 2021? Bene, quello che ha già annunciato l'organizzatore è o si fa il 21 o non si fa. Ok, ha detto o si fa 21 o non si fa, quello non è l'organizzatore delle Olimpiadi. IOC proprio. Paul, quindi il tuo lavoro non è proprio doppio, perché un po' io lo sento la sua risposta. Va bene ragazzi, allora partiamo così. Paul, tanto la domanda ce l'ho per te adesso. Qui abbiamo una foto di Nitissima, perché qui si parla di Paul Cagliard, Moro di Venezia, brava, ma tu il primo rapporto con la vela italiana ce l'hai avuta con Nitissima nel 1984 nella Sardinia Cup, la barca dell'armatore Nello Ferro, e questa è la tua prima regata in Italia con un armatore italiano, con la famiglia Mazzaferro. Attualmente vivono molto in Brasile, hanno la fabbrica della famiglia in Brasile, però sì, era la mia prima esperienza, avevo 24 anni alla Yacht Club Costa Smeralda facendo la Sardinia Cup. Abbiamo fatto molto bene con quella barca, credo che eravamo il miglior barca. Era una regata di squadra, la Sardegna Cup, e come squadra eravamo sulla squadra irlandese e non abbiamo fatto tanto bene, però come risultato nostro molto bene, e grazie a quello che sono stato notato da tipo Pasquale Landolfi o altri, anche Gardini, e così diciamo il mio rapporto con l'Italia è cominciato. Sì, prima da Gardini, no? Che ti mise sui maxi, prima da Gardini che da Landolfi, giusto? Attualmente ho navigato con Landolfi prima,
a Capri in 85. Attualmente ho navigato prima a Lazio con Ronaldo Del Bono, con Capri, no? Poi Capri con Landolfi, poi Palma di Mallorca con Gardini. Quello, diciamo, era il mio anno 85. Ah, intanto facciamo ridere un attimo Torben, ecco qui, guarda che bella foto. Chiedi qualcosa a Torben di te con questa maglietta, chiediglielo tu allora. Lui era in questa, ragazza, questa era la Volvo Ocean Race di 2006 e io timonava Pirates delle Caraibi e Torben had Brazil 1. Sì. Questa è la partenza del Rio a Baltimore. E non lo so se tutti avevamo, Torben, non mi ricordo se tutti avevamo le magliette della squadra di Brasile o per la partenza o com'era. Questa è la maglietta dei calciatori di Brasile. E della squadra di calcio del Brasile. E tutti, appunto, certo. E tutti avevano? Tutti nei pirati. Solo tutte le pirate? Credo sì. E credo che avevo un junior anche a bordo. Sai che quando partivamo avevamo dei ospiti che poi scendevano dopo un'ora. Chiedigli se lui si è mai messo una maglietta degli Stati Uniti, almeno, dai. Tutti si è messo una maglietta del Brasile. Hai sentito la domanda, Torben? No? No. La domanda è se tu avevi la maglietta degli Stati Uniti. No, Andrea, no, Torben non aveva la maglietta. La maglietta di calcio degli Stati Uniti non è una cosa che qualcuno, specialmente di Brasile o magari anche Argentina, vuole mettere, no? Gli Stati Uniti sta ancora imparando. Dipende, poi delle ragazze è molto buona. Sì, delle ragazze sì. Poi abbiamo la foto dove allora Paul ti faccio vincere 2-0. Ecco, Sergiano, quindi tu l'affetto per il Brasile l'hai dimostrato totalmente, eccolo qui, guarda. Sì, questo è a Nassau con un proiettile che si chiama Tutu. Un velista molto bravo che ha fatto molte regate con l'anno scorso, anche a Lago di Garda e Porto Cervo. Ok, allora adesso, ora vi dico, ora purtroppo Torben non può sentire, ma tu già, oggi ho chiamato tante persone, poi Google non aiuta, per rifare la storia di Paul Caillard e Torben Grail con Brad. Tu hai già risposto, infatti ho chiamato Nicola Sironi, Bruno Finzi, ma anche loro a memoria non è che proprio, è tutto il mio archivio in questo momento, io ce l'ho da un'altra parte. Allora, riepilo che tu sei un brava, Paul. Tu hai cominciato con Pandolfi, hai detto nell'85 e poi comunque hai vinto la One Tone Cup dell'89, giusto? Brava? Sì. Dimmi, vai. No, 89. Come? Sì, la storia è che in 85 le barche erano di legno. Era una Valicelli design e ho fatto anche One Ton Cup in Inghilterra con Pasquale. Non abbiamo fatto tanto bene, avevo rotto l'albero e poi abbiamo vinto in 89 con Francesco De Angelis con la prima disegno di Bruce Farr, che Pasquale ha cambiato progettista. E abbiamo vinto il mondiale a Napoli, che era molto importante per Pasquale e per Francesco. E mi chiedi a Torben Grail, per favore, lui invece come è arrivato l'aggancio con Brava, con Pasquale Landolfi, okay. E quando è stata la sua prima regata su Brava, per favore. Ok, Torben, stiamo parlando di Brava e Andrea chiedi come è venuto la tua aggancio con Brava. Ha cominciato che Guido Sodano navigava nel Brava e noi eravamo
amici di Guido per la per gli alberi di Star. Ha fatto lui la connessione nel 90 quando abbiamo vinto il Mondiale Star, e poi nel 91 abbiamo cominciato a navigare con la, col Brava. Ok, quindi Torben ha vinto la Torben ha vinto la One Top Cup nel 91, abbiamo detto Cagliard nell'89 su questa barca storica per la vela italiana, e poi c'è stato un periodo che avete navigato tutti insieme, Francesco De Angis, Paul Cagliard e Torben Grail insieme. E mi sembra di ricordare che questo sia accaduto soltanto nell'Admirals del 1993, Paul? No, è accaduto solo nel Mondiale di 93 a Cagliari. Solo in quell'occasione? Nell'Admirals abbiamo navigato a parte, Francesco con Mandrake, io con Brava e non so dove è finito Torben nel 93, ma al Mondiale di Cagliari eravamo tutti insieme e probabilmente Torben sarà d'accordo, non è andata tanto bene per noi, diciamo, credo che siamo arrivati terzi, però considerando le nostre aspettazioni non eravamo molto soddisfatti. E chiedi un po' a Torben come erano... Nella Admirals ero con Mandrake. Tu eri con Mandrake e Francesco? Sì, abbiamo sfatto la prua della barca. Ecco, quindi tu ci sei in quel famoso incidente, quindi mura a sinistra, mura a dritta, dove Alberto Fantini è finito sotto coperta dell'altra barca. Ah già, lui non mi sente. È già Paul, io devo chiedere tu. Lui dice che tu eri nella famosa incidente, mura a dritta, mura a sinistra, dove Alberto Fantini è finito sotto coperta dell'altra barca. Ha finito su promotion di Boy Beck. Cos'era secondo lui il pozzetto tu, cioè Cagliard, Grail, De Angelis? Non eravate un po' troppi? Come erano i ruoli? Chiedi un po' a Grail come si è trovato. Ok, lui chiede a te, fortunatamente, come era il pozzetto di Cagliard, Grail e De Angelis? Lui chiede, non eravate un po' troppi? Ha funzionato bene. Avevamo avuto problemi di più di Lasky Popa che di Bulina. Di Bulina abbiamo girato abbastanza bene le regate. Sì, hai sentito Andrea? Io purtroppo io penso che lui semplicemente non abbia acceso il volume da qualche parte, perché io sento te e sento benissimo anche lui, fortunatamente. Nelle risposte. Va bene, andiamo un po' proprio all'inizio della Star, e anche qui abbiamo un po' di foto di te con la Star, che ancora oggi la ritieni la barca più bella secondo te, no? Poi lì allo Yacht Club Adriaco c'è una fortissima tradizione di Star, e ho letto in qualche tua intervista che tra tutte le barche, poi non so se l'hai detto in quell'occasione, Torben ride, che la Star sia la barca più bella che ci sia, lo pensi ancora? Stai chiedendo a me o Torben? No, a te Paul. Ma per me sicuramente è la mia barca favorita. Questa è una cosa molto personale, credo che ognuno ha la sua barca favorita, dipende anche della sua storia, la giovinezza, e per me ho iniziato ad andare come proviere all'età di 17 anni, le mie eroi in vela erano Blackaller, Connor, North, Buchan, Melges, e quindi loro erano tutti bravi, campioni del mondo di Star. Quindi quello era l'impatto su di me nelle mie anni formativa. Finalmente anche io sono riuscito a vincere il Mondiale in 88, quindi per me questa barca è entrata nella mia sangue, e quindi è più di una barca, è una cultura per me. Chiedi un po' a Torben cosa
cosa rappresenta per lui la star, per cortesia? Se, la stessa domanda a te, Torben, cosa rappresenta a te lo star? La Star è una barca bellissima, io credo che tutti quelli che hanno navigato sulla Star hanno un rapporto molto speciale con la barca, e poi anche una classe bellissima, non solo la barca, per quello è molto speciale. Lui sente okay. La risposta, Torb. Sì. Meno male. Allora, chiedigli un po', Torben, se lui, da vicepresidente di World Sailing, sta puntando a fare un'Olimpiade con la figlia Martine. Cos'è la domanda, essendo vicepresidente? Chiedigli se lui, da vicepresidente di World Sailing, sta anche lavorando per avere la possibilità di fare un'Olimpiade con la figlia Martine, nella offshore racing con Martine. Okay. Allora la domanda, Torben, a te, e non so perché, ma essendo il vicepresidente di la World Sailing, se tu sei anche lavorando alla possibilità di fare le Olimpiadi con Martina sulla offshore, la barca offshore. Ho già sentito la domanda parecchie volte, però... Ho già andato all'Olimpiada sei volte e non ho intenzione di andare un'altra. Sono contento di quello che ho riuscito a raccogliere e adesso mi dedico ai giovani. Va bene, sentite, qua mi arrivano messaggi tanti e io per i problemi di collegamento ero un po' nel pallone, non li guardavo, però Stefano Vegliani mi sta tirando le orecchie che non leggo una sua domanda. Lui ovviamente non riesce a smettere di fare il giornalista e allora vuole un ricordo della finale Louis Vuitton Cup 2000. E allora diteci ora a distanza di anni se vi siete divertiti, perché noi ci siamo divertiti. Paul, rispondi prima tu, per favore. Dico la domanda a Torben prima, poi rispondo. So, la domanda, Torben, è che per loro, ricordando la finale Louis Vuitton 2000, era un bellissima episodio, diciamo, in Italia, e hanno piaciuto molto, e chiede a noi, prima a me, se le mie ricordi erano anche così belli, e comunque rispondo io. Sì, era una grande lotta al finale, ma anche la strada era molto interessante. Per me, parlando di me, la mia strada per arrivare a quel finale era molto interessante, perché io, in un senso, ho dovuto fare giro al mondo prima per trovare i soldi per poter arrivare a Auckland. E vincendo la Whitbread in 97-98 mi ha permesso di raccogliere Ford, Hewlett Packard, Boeing, grandi sponsors, che sin loro non potevo neanche fare la Coppa America. E mi ricordo, essendo a Auckland in 98, in gennaio, e facendo una cena con Francesco, che era lì allenando già con le barche Coppa America, e io l'ho detto: prima finisco il giro, poi torno giù a navigare con te. E quindi arrivare 5 o 4 a 4 e poi perdendo non è mai piacevole, però per me era un bel risultato di arrivare a essere così competitiva con loro. E le regate stesse erano incredibili, con le extra rozzate, gli spinnakers rotti, noi abbiamo anche rotto l'albero nella terza gara. Era un po' di tutto in quella finale. Io ho le belle memorie anche perdendo. Puoi rispondere? Sì, vai. Beh, io ho anche bellissimi ricordi di quella finale. Diciamo che io poco tempo fa ho rivisto le regate, è impressionante
quanto combattuto sono state quelle regate, parecchie volte sono stati sorpassi e poi un 3-1 che poi è diventato un 4-3, poi un 5-4, quindi più tosta non potrebbe essere per noi la soddisfazione di vincere e poi la delusione della finale con i neozelandesi che non c'era come vincere, c'era un divario di velocità molto grosso, però la finale Louis Vuitton è stata bellissima e lì potrebbe vincere tutte e due le barche potrebbero vincere. Ok, allora adesso noi mettiamo le foto di Luna Rossa, delle tre Luna Rosse sulle quali ha regatato Torben. Per favore, Paul, chiedigli a quale di queste tre Luna Rossa, Auckland 2000, Auckland 2002-2003 e Valencia, Torben è più affezionato. Immagino una risposta, però va bene. Dai. Perché la domanda è per te, Torben. Delle tre sfide che hai fatto con Luna Rossa, quale era la più piacevole tra 2000, 2003 e 2007? Sicuramente 2000 è stato molto speciale perché abbiamo dedicato 3 anni a quella campagna e andare a Auckland e vivere lì è stato bellissimo. E poi è stata una coppa molto combattuta dove le barche, parecchie barche camminavano molto vicine. Già quella del 2003 avevamo problema di velocità e anche nel 2007 ci siamo arrivati a finale Louis Vuitton, però anche lì già al massimo perché mancava il passo. Però la barca del 2000 era una bellissima barca per le barche della Louis Vuitton. È stata una coppa bellissima quella là. Come potrei immaginare, non parlare del modo ti trovi a San Diego e quindi ora facciamo un po' di Amarcord con un po' di foto del modo. Di Venezia italiani, non so se Gia lì si è riuscita a ripetere, hai visto le emozioni ieri, anche giovane pure anche tu. Purtroppo sei un po' non riesco a capirti bene, però immagino che stai chiedendo un po' le mie pensieri e emozioni del Moro di Venezia nel 92. Credo che probabilmente è stata un po' simile all'emozione per Torben di Luna Rossa 2000 quando fai per la prima volta un grande sfida e poi quando va così bene vincendo la Louis Vuitton e tutta l'esperienza, diciamo il lavoro che devi fare per preparare una sfida del genere e tanto, e poi di avere l'opportunità di battere una concorrente molto credibile, nel nostro caso era Team New Zealand, anche con Russell Coutts, la Davis in finale, e per quello che fai la lotta, no? E poi, essendo la prima volta, speciale, e poi i personaggi, nel nostro caso facendolo con Raul era molto speciale perché lui aveva la sua visione, la sua maniera di fare, la sua class che è stile che lui ha portato. Ancora la storia più interessante di tutto è che il leone, il marchio, il leone frontale, dopo aver speso, non so, un quarto di milione di dollari facendo arrivare tutti questi artisti di tutto il mondo in riunione a Roma,
lui ha preso, dopo aver sentito per un'ora tutte queste presentazioni di come dovrebbe essere Lione sulla barca, lui ha detto: no, niente di questo è buono, dammi una penna. E poi lui ha fatto il Lione frontale in un minuto e mezzo, e poi era quel Lione lì che è andato su tutto il mondo. Quindi tutto fa parte dell'esperienza. L'altro giorno ero su una chiamata con una conference così con le ragazzi di Moro di Venezia, e anche come per Torben sono sicuro queste sfide che facciamo noi protagonisti fanno segno sulla vita, sono delle cose che non dimenticherei mai e porti con te per sempre. Quindi siamo molto fortunati di avere l'opportunità. Molte persone non hanno un'opportunità di fare un qualcosa che attualmente segna la vita e la segna in maniera molto bella. Quindi questi sono le mie pensieri di Moro Venezia. Questo è molto bello, però prendo la palla al balzo perché hai parlato di artisti poco fa. E allora adesso vediamo due foto del 95. E vorrei vedere anche la faccia di Caillard, l'espressione. Questo è Pact 95, questa è Accipicchia, se era un'opera d'arte. Questo è un caso rarissimo della Coppa America. Tu vinci le selezioni da defender con il team di Dennis Conner, con Stars and Stripes, però poi decidete di difendere la Coppa contro Team New Zealand con la barca del team Pact 95 che avevate sconfitto nelle selezioni. Quindi questo è un caso molto anomalo per la Coppa America, ovvero un team che vince le selezioni e poi però sceglie la barca dell'avversario che ha sconfitto per regatare. Oggi credo non potrebbe accadere in nessuna maniera, dico bene? Sì, no, è molto strano e probabilmente non accaderei mai ancora. E si può solo fare come difensore, quindi per avere questo possibile devi avere più di uno sfida sulla parte del difensore, perché il club del difensore, che era San Diego Yacht Club, ha il diritto di scegliere il rappresentante. Eravamo tre, diciamo, le squadre lottando per essere difensore, e tutte le barche erano costruite in America, progettisti per gli americani, seguendo tutte le regole. Quindi è molto strano che è successo, era inutile, era un po' come il discorso di 2000 che Torben ha fatto prima, anche se Torben ha preso America One, magari anche la barca di New York Yacht Club, che alla fine abbiamo trovato era probabilmente la barca più veloce sulla parte sfidante a Auckland, non sarebbe possibile battere le New Zealandese. Quindi abbiamo fatto questo, per era un po' peccato perché non ha cambiato niente. Chiedi un po' a Torben se ti ha mai sofferto come avversario, se gli è mai capitato di pensare: accidenti, lì c'è Paul, ora cosa faccio? Sì, lui ha sofferto competendo contro me. Sì, un episodio dove l'hai messo in difficoltà, se ti soffriva come avversario. L'ho messo in difficoltà. Okay. Torben, la domanda a te: se io ho mai messo tu in una situazione di difficoltà dove hai detto: ah, cazzo, c'è KR che mi dà fastidio. Ma in quella coppa, dice la domanda. In generale, un ricordo. Io mi penso a un bellissimo momento, se tu non lo ricordi lo dico io, però se tu hai, no, non solo Coppa America, altri. Noi ci conosciamo molto bene, credo abbiamo rispetto reciproco e abbiamo combattuto parecchie volte, non solo in Coppa, in Olimpiadi, in tante altre cose, Mondiale Star. Il primo mondiale che ho fatto al timone hai vinto te.
Sì. Sempre regate molto combattute. Sì. Io direi che Torben mi ha battuto più nelle regate importanti come le Olimpiadi. Torben ha vinto l'oro a Atene, io ho fatto quinto. Però mi ricordo, bellissimo ricordo, proprio appena prima del foto Andrea che hai messo prima con io, con la maglia del giocatore di Brasile, no? Del calcista. Sì. Eravamo nel porto lì a Rio de Janeiro facendo questo giro del mondo e purtroppo Torben e io avevamo la progettista sbagliata, entrambi noi, no? Delle barche. Tangone di Spinnaker, la barca troppo stretta dietro, tutto un po' sbagliato. E io, anche arrivando all'ultimo momento, non io, mio equipaggio ha capito appena prima che doveva fare la stazza per la regata che il tangone per lo Spinnaker si servirei mai, perché la barca andava sempre agli angoli stretti, no? Sì. Invece la progettista diceva sempre a tutti noi, Torben, Eric, che non era su Ericsson, era su Brasile, poi c'era una barca che si chiamava Ericsson, c'era Pirates of the Caribbean e c'era Telefonica. E diceva, no, devi portare il tangone. E tangone più braccio, più caricabasso, più tutto quanto, pesava tipo 90 kg. E si togli, metti 90 kg nel bulbo, che ti aiuta sempre, no? E allora arriviamo a Rio, diciamo abbiamo fatto tre quarti del giro al mondo e siamo al porto, io sono sulla mia barca, Torben è a fianco, e seduto sul tangone, suo tangone, è seduto in coperta sul tangone. E io stavo lì e dicevo, no, non scherzando, chiedendo veramente, dico, ma Torben, quante ore hai usato quel tangone? E lui mi dice... Onestamente, l'unico uso per questo tangone è per questo, per sederci sopra. Hai ragione, non abbiamo usato nulla e l'abbiamo pure rotto. Però l'abbiamo usato perché Telefonica, che è la barca che aveva navigato di più, aveva fatto il mare del sud, lo portava e noi non abbiamo navigato neanche un mese prima della regata. Allora... cercato se lui che ha navigato ce l'ha, sì. Dovrà servire in qualche momento, invece non serviva. Eravamo un po' tutti e due nella stessa situazione di arrivare all'ultimo momento. Senti Paul, però per la tua campagna Olimpica Star, secondo me te la sei goduta veramente tanto, perché dopo tanti anni che avevi fatto Coppa America, giri del mondo eccetera, sei voluto tornare un po' back to the roots, no? Riviaggiavi on the road per gli Stati Uniti con il carrello con la star dietro, era bello, era divertente, no? Sì, esatto, è una cosa favorito per me, e anche adesso vorrei facendo una vecchia star che ha vinto le Olimpiadi di 64 a Tokyo. Ho comprato questo star che apparteneva a un, diciamo, un, come si dice, un mito per me, che è Derwood Knowles. E lui ha vinto le Olimpiadi a Tokyo e io l'ho comprato, questa barca di più di 50 anni, è di legno. E corro con quello con mio figlio una volta l'anno e sto curando quella barca, sto mettendo una nuova coperta e, quindi back to basics. Io mi ricordo un Bacardi Cup dopo 2000, non lo so se era 2000, forse lo era, Torben, forse tu ricordi, abbiamo appena fatto un grosso lotta alla Coppa America e Torben e io stiamo correndo alla Bacardi Cup nello Star per tornare alle basics. Queste qua sono proprio, non è la star d'epoca della quale parli tu, no. Però tu qui sei a prua di tuo figlio comunque. Ricordo, però. Sì, sto navigando, de volte navigo con mio figlio, ho fatto progliere per lui anche a un mondiale.
Ed eccolo qua, tuo figlio Danny che vive in Svezia, lui mi sembra di aver capito, no? Vabbè, ma sono anche affari di famiglia vostri questi, adesso non è che... Com'è timoniere, insomma? Poi tanto passa a Torben, sei riuscito a passare la passione per la vela ai tuoi figli? Questo è anche un grande successo, credo, no? Come padre. Credo per entrambi noi, sì. Torben, le sue sono ovviamente molto forti, come lui, e le mie si divertono molto, come dilettante direi. Mio figlio è engineer, però piace molto navigare e abbiamo navigato insieme, che mi fa gran piacere. Ok, quindi abbiamo fatto vedere tuo figlio, adesso facciamo vedere tre foto della figlia di Torben. Qui è... Chiedigli un po', Torben, ma anche qui la risposta la immagino, padre. Insomma, la figlia gli ha rubato 24 ore nella Volvo Ocean Race. Digli un po' se ha provato gioia o un pochetto di invidia l'ha provato. Non ho capito bene la domanda. Sulla Volvo Ocean Race per Martina? Martine ha battuto il record delle miglia percorse nelle 24 ore. Lui teneva allora, prima. Sì, esatto, era suo. Era ok, suo. Ho capito. Torben, lui chiede se ti dà fastidio che Martina era a bordo della barca che ha battuto il tuo record per le miglia, le più miglia in 24 ore alla Volvo Ocean Race. No, al contrario. Quando loro hanno battuto il record, lei mi ha chiamato e ha detto: vecchio, ti tocca fare un'altra volta perché abbiamo battuto il record. Prima non pensavo che sarebbero capaci di battere il record con i 65. Comunque il Gulfstream ha aiutato bastante, credo. Però è bello che sia stata la sua barca a battere. Però mi sono stupito quando lei ha cominciato con la storia di fare il giro, perché lei aveva poca esperienza di altura. E quando lei mi ha chiesto la prima volta, gli chiese tre volte, ma sei sicura? Ma sei sicura che vuoi fare questo? Però alla fine... si è divertita. E allora Torben, chiedigli Paul Cagliar se ci racconta la sua storia nella Volvo Ocean Race, perché ha voluto farla. Ha fatto una prima edizione con Brazil One e poi è riuscito a vincere con Ericsson 4. Cosa lo ha spinto ad affrontare un giro del mondo, una regata attorno al mondo? Torben, lui chiede, hai fatto prima il giro al mondo con Brazil One e poi con... Ericsson, e la domanda è: che cosa ti hai spinto di fare il giro al mondo? A me ha sempre piaciuto la regata d'altura e poi ero piccolo quando sono arrivati le barche qua del primo giro del mondo e mi ero appassionato di queste barche enormi che facevano questa impresa incredibile. E poi ho fatto una regata a Cape Town Rio, sulla quale mi è piaciuto come esperienza. E alla fine abbiamo fatto l'avventura del Brasile 1, che è stata bellissima. La grossa difficoltà, a parte i soldi che sono tutto arrivati un po' alla fine, al limite, però la cosa più difficile è che abbiamo cominciato molto tardi e non abbiamo avuto tempo per prepararsi. E poi avevamo evidentemente, come ha detto Paul, la barca di Huanca era una barca molto più veloce, molto più potente. E poi con Ericsson era un po' diverso, era una barca... un team molto preparato che ha cominciato molto presto, abbiamo fatto un anno di allenamento e questo è stato molto importante.
Adesso lui cosa pensa di una Volvo Ocean Race o di Ocean Race con due barche, con due classi? Verranno messi gli Mokka 60. Cosa pensa lui di questo giro del mondo con due barche, con i Volvo 65 e gli Mokka? Classe, vuoi dire due classi, non due barche. Sì, due classi di barche. Sì. So, Corbin, lui chiede a te cosa pensi della prossima, si chiama The Ocean Race, allora con due classi di barche, i 65 e poi i Mokka. Io credo che come la Coppa, anche se abbiamo avuto bellissime coppe con le barche che abbiamo usato noi ad Auckland, International America's Cup Class, l'America's Cup è sempre stata l'avanguardia un po' della vela, e quelle barche erano già un po' non più l'avanguardia. Forse si è andato un po' troppo avanti con i multiscafi, con le barche con i foil, però è tornata l'avanguardia. Un po' credo sia lo stesso con il giro del mondo, perché i Volvo 70 erano bellissime barche, e i Volvo 65 di adesso, si comparato a Imoca, è una barca non più tanto evoluta quanto lo è l'Imoca con i foil e tutto, e quindi credo sia giusto andare all'Imoca, poi per cercare anche di uniformizzare un po' con le altre regate del Giro del Mondo solitario e con la classe che funziona abbastanza bene. Credo per questa prossima forse rimangono le due classi, adesso da vedere, perché con tutta questa pandemia, con tutto questo casino, cosa succederà, al giro del mondo. Esattamente, esattamente. E c'è anche il capitolo bellissimo di Paul Cagliard alla Volvo Ocean Race. Questa è la tua vittoria nell'edizione 97-98 con EF Language. Per te anche questa era un'avventura totalmente nuova, tuo primo tentativo e tua grande vittoria, no? Penso che questo forse sia anche uno dei punti più alti della tua carriera, giusto, Paul? Certamente, come ho detto prima, le prime cose, quella era la mia prima esperienza a fare vela veramente di altura. Avevo un po' un misto di paura e diciamo, la volontà di farla. E comunque è andato tutto bene e abbiamo portato con noi un spirito che era piuttosto olimpico e Coppa America come atteggiamento, come mentalità di affrontare la regata rispetto a come facevano loro allora. E questo ha cambiato sia il CoZero che la mentalità. Sono state due cose che hanno cambiato il nuovo Ocean. Bene, e poi dopo l'hai citato, dopo questa avventura, forse no, beh, hai partecipato ad alcune tappe con Hammer Sports One, il team di Ferragamo e Grand Alton. Beh, ti sei rifatto un'altra volta a Capo Horn in quell'occasione, e poi dopo hai partecipato con Pirates of the Caribbean anche con i Volvo Open 70. Quindi qui prima Torben parlava di queste barche che erano bellissime, e qui mi sembra vi siete classificati secondi, avete fatto ugualmente una bella campagna. Come erano queste barche qua? Le prime, ovviamente, con le quali hai vinto, erano più piccole, questo forse erano più comode, non lo so, chiedo. Comodo no, ma questo per me come velista, questa Volvo 70 era veramente una bellissima barca di navigare. Era un po' come quando ero giovane, la differenza tra un 505 e un 470. La 505 è un barca molto più potente, più rapido, più robusto. Spacchevamo queste barche perché era la prima generazione, abbiamo avuto dei problemi con le chiglie,
però come disegno, come concetto, questa Volvo 70 per me era una barca molto piacevole di portare, di navigare, buon misura direi, 70 piedi, 10 persone a bordo, quindi mi è piaciuto molto l'esperienza. E poi mi hanno chiesto di fare questa gara 6 mesi prima della partenza e non avevamo neanche un'idea di dove costruire la barca, niente. E l'intelligente Paul ha detto no, questo non vale la pena di fare. Però l'emozione, Paul, l'emotiva Paul ha detto ma chi arriva in posizione dove la chairman di Walt Disney viene a chiederti di navigare la barca di Captain Jack Sparrow? E ho detto non posso dire no, devo trovare il modo di fare. E come concetto il progetto era bellissima e avevamo qualche partners, abbiamo fatto delle cose per i giovani in tutto il paese e era tutto sommato un altro progetto molto bellissimo. Ma senti un po', lo spirito dei pirati è riuscito ad arrivare in barca? Vi sentivate veramente un po' pirati? No, onestamente non più, eravamo noi e facevamo quello che sapevamo fare e a terra giocavamo un po' il nostro ruolo come un po' pirati con i giovani, però eravamo professionisti e come ha detto Torben le sfide sono molto strane. Quasi devo dire che Pirati della Caribe, dove ho fatto secondo, mi ha dato più soddisfazione che quando ho vinto con EF Language. Addirittura. E è un po' stesso per Torben, perché quando c'è tutti i soldi all'inizio, tutto preparato, puoi allenare per 17 mesi, puoi sviluppare un code zero, poi devi vincere, no? Però quando arrivi che qualcuno dice 6 mesi prima della partenza ho questa idea e il t-shirt, per me lo t-shirt sarà così. Ma quello è una sfida. E anche facendo secondo ho ricevuto tanto soddisfazione. Senti, prima quando hai raccontato che ti hanno chiesto di fare la Volvo Ocean Race solo 6 mesi prima, Torben si è fatto una bella risata. Chiedigli un po' sì. Ma cosa ridi, perché è successo anche a te qualcosa del genere, chiedigli un po'. No, sono sicuro per quello che ho detto. Torben, lui ha visto la tua faccia sorridendo quando ho iniziato a dire il discorso di 6 mesi prima e magari tu era un po' relativa... È uguale per te con Brazil One e poi l'esperienza di Ericsson. Sì, era molto simile. Noi abbiamo varato la barca, non ancora è definitivamente finita, a fine luglio, qui in Brasile. Poi abbiamo dovuto fare delle modifiche, poi abbiamo dovuto portarla in Europa. Poi un mese di refit quando siamo arrivati, perché c'era già un sacco di cose che si rompeva. E alla fine, il primo giorno di regata, non avevamo mai navigato con più di 35 nodi. E il primo giorno, la prima notte, c'erano 45-50 nodi. E... Sì. Era un po' emozionante. Sì. Chiedi a Torben cosa pensa di quelle foto di Brazil One che attraversa l'Australia su un camion, perché lui una tappa di fatto non l'ha fatta di quel giro, la barca è stata portata via camion. Chiedi un po' cosa pensa di quelle foto bellissime, secondo me, tra l'altro. La domanda a te, Torben, è, vedendo le foto da Brazil One sul camion attraversando l'Australia, che emozione o che pensieri ti dà? C'era la foto sulla copertina del giornale in Australia
con sottoscritto Brasilia, Queen of the Desert. è stato uno sforzo incredibile per riuscire a mettere la barca assieme dell'altra parte dell'Australia per la import, l'abbiamo fatto e poi da lì hanno cominciato ad andare migliore le cose. Con un team come il Brasile, che aveva molto poche risorse, riuscire a finire quel giro ancora in lotta con voi per il secondo, però finire sul podio è stata una vittoria per noi. Certo. Senti, invece una domanda da navigatore, prendiamo questo trend con Torben, Capo Horn, insomma, lui comunque conosciuto velista di Coppa America, di Star, come si è sentito davanti a Capo Horn? La domanda a te, Torben, come navigatore, con l'esperienza di Olimpiadi, vincendo la Coppa America, tutto quanto, ma come ti sentivi come persona di fronte a Capo Horn? Io sono stato a Cape Horn quando avevo 12 anni in una nave da crociera. E quando sono arrivato col Brasile 1 per la prima volta a vela, era un misto di emozione molto forte, perché era una tappa molto difficile con le nostre barche, che non erano facili con queste velocità fortissime, con poco controllo, con un solo timone. Arrivare lì, e girare il capo e trovare la condizione molto più favorevole dell'altra parte è stato uno sfogo, è stata un'emozione grande. E anche una sensazione di accomplishment. Paul, la stessa domanda la faccio anche a te. Tu l'hai girato, mi sembra, 3 volte, no? Nel giro con i Flangwedge, poi ti è caduta anche questa occasione un po' all'improvviso con Hammer Sports One, mi sembra, per sostituire qualcuno a bordo all'ultimo momento, quindi hai doppiato un'altra volta Capo Horn, e poi con Pirates of the Caribbean, mi sembra 3 volte hai passato Capo Horn, tu, giusto? Sì, e poi ultimamente ho passato un 4ª volta, l'anno scorso ho fatto un crociera per Antartide con un grande navi. Però alla fine della expedition abbiamo navigato 600 miglia in mare sud, 2 giorni, e poi siamo arrivati a Cape Horn, e poi sono andato a terra a Cape Horn, siamo fermati lì, sono salito sulla collina lì, c'è una chiesa, c'è la luce, ci sono le persone che mantengono Cape Horn, e come velista passando è molto importante, perché pensi a tutti che non hanno sopravvissuto passando, non in regate di altura, ma sto parlando nella storia. È un posto dove si può trovare in condizioni molto difficili. Fortunatamente per me sono passato sempre con 39 di vento a Londra, e quindi abbastanza piacevole. Però finalmente l'anno scorso andare lì in persona e salendo sul posto e vedere la chiesa che è dedicata a chi non è arrivato a passare, è molto valorevole, diciamo, per noi che ha navigato in giro a questa punta. Avvisa un pochettino Torben, che gli faccio una domandina un po', non dico cattiva, però un po' fastidiosa, e poi gliela faccio. Avvisalo un po' che gli faccio, che arriva una domanda un po' fastidiosa, dai. Che io faccio una domanda difficile a Torben? Ora io faccio una domanda un po' a Torben, un po' fastidiosa, un po' giocosa. Okay. La domanda è questa. Vabbè, ha vinto 5 medaglie olimpiche, lui 2 oro con la Star, ha vinto tante cose. Se scambierebbe una medaglia olimpica per un mondiale Star vinto a Rio de Janeiro?
Ok, la domanda, prima lui ha detto che ti faccio una domanda un po' cattiva, non è così tanto cattiva, comunque la domanda è questa: hai vinto 5 medaglie nelle Olimpiadi, 2 di oro, la domanda è, si scambierebbe uno di quelli di oro per un mondiale a Rio di Janeiro? Mondiale star, credo, no? Star, c'è un mondiale star a Rio di Janeiro? Magari la cambierei per una Coppa America, per il Mondiale Star ne ho vinto uno, ho fatto 5 volte secondo, abbastanza bene. No, ma chiedevo perché ai 2 mondiali in Brasile, a Rio de Janeiro, nel 96 e nel 2010 ha fatto tutte e 2 volte terzo, allora se gli dispiaceva un pochettino, visto che con la Star ha vinto tanto, se non ha vinto Mondiale Star a casa sua, se un po' gli dispiace, tutto qua. Credo che lui ha risposto, però lo chiedo ancora. Okay. Lui sta insistendo, ma no, hai fatto terzo dei 2 mondiali di Star a Rio e non ti dispiace che non hai vinto il mondiale in casa tua? È sempre bello vincere a casa, però credo nel nostro sport le Olimpiadi è tanto importante. Sono molto orgoglioso che la mia figlia è riuscita a vincere l'Olimpiada a casa, e quello è stato bellissimo. Hai sentito, Andrea? Sì, sì, bellissima risposta, bellissima risposta. Del tuo mondiale star vinto nell'88 a Buenos Aires, Paul, cosa ricordi? Quello ha lanciato la tua carriera o eri comunque già bello lanciato? No, era 88 per me era un anno molto importante perché a gennaio ho vinto il mondiale Star, nelle 3 mondiali primo ho fatto terzo tutte le 3 volte, avendo la possibilità di vincere l'ultimo giorno e non ho riuscito. E quando sei a quell'età di 25-26 anni stai cercando di capire se sei un vincitore o se sei bravo. E allora ho vinto alla grande perché ho vinto 3 delle prime 5 gare e non ho dovuto fare la 6ª gara, quindi quando ho vinto molto forte, tutto era perfetto, la barca, sai quando sei in quel fase, sia la Coppa America o Mondiale, Olimpiadi come ha vinto Torben, conosci tutto della tua barca, tutto è perfetto e eravamo in quel modo là. Poi alla fine di 88 ho vinto il mondiale di Maxi con Raul, che è un po' l'opposto estremo del nostro sport, no? Vai su One Design con un proviere, un socio di squadra, invece al mondiale di San Francisco dovevamo vinto la Maxi e eravamo 30 a bordo. E con tutta la complessità che c'è Maxi, e quindi di essere campione del mondo in entrambi le estreme del nostro sport nello stesso anno, veramente ha lanciato la mia carriera. Paul, di te si parla tanto di Brava, Moro di Venezia, Star, Olimpiadi, poi c'è un mondiale molto importante che hai vinto, che forse se ne parla poco, quello con Abracadabra, mondiale 50 piedi del 91, credo, e quello pure fu un mondiale molto molto importante per il team del Moro di Venezia, giusto? Sì, direi il mondiale di 50 piedi. Abbiamo comprato il 50 piedi proprio perché abbiamo capito che 3 anni di allenando per la Coppa America diventiamo un po', diciamo, fuori circolazione, no? E magari le nostre capacità di regatare diventano un po' perso, perché lì in Coppa America allora si allenava sempre tutti i giorni 2 barche solo provando la velocità. E sviluppando le vele, sviluppando le chiglie, e quindi abbiamo comprato l'Abracadabra per andare a regattare contro i più bravi del mondo, un po' come il circuito di TP52 allora, e era un buon formula
e abbiamo riuscito anche a vincere quel mondiale lì con la tappa finale a Giappone. Abbiamo parlato tanto di star, tu hai un terzo posto che magari non è più classe olimpica, però è un terzo posto nel penultimo mondiale star disputato, quello del 2018, cioè tu la star praticamente non la molli, cioè è molto bello questo fatto, cosa ora ci penso, 98-2018, insomma sono 30 anni di differenza, eppure ancora sei tra i più competitivi nella classe star. Sì, mi fa gran piacere, cerco di tenermi in forma fisica, di poter farlo. E mi diverto tanto, spero che quest'anno possiamo fare il mondiale, è previsto farlo a novembre a Miami, e spero che questa COVID-19 sarà un po' disperso allora. Senti, di Torben si diceva, chiedi a Torben per favore, di Torben si diceva che fosse imbattibile, imprendibile nel lato di poppa della star. Qual era il suo trucco che gli avversari non hanno mai capito e non sono mai riusciti a copiargli? Ok, la domanda a te, Torben, è che sembrava che tu eri imbattibile in poppa, in star, o all'asco a poppa, e quindi la domanda sua è che trucco avevi o che era la tua formula per andare così veloce? Abbiamo perso il suono. Ma è lui che è secondo yes. Torben, abbiamo perso il tuo suono. Mio suono? Ecco. Vai. Bene, per me è stato importante, diciamo, per tanto allenamento, perché qui navigavamo molto soli e quindi siamo puntati molto sull'asco e poppa, dove si poteva fare i più guadagni, però niente particolare. Poi il Rio è una condizione di onda dove puoi sfruttare molto se sei forte, quindi impari ad andare con le onde. Lo hanno, per andare forte in star, lo ha aiutato molto anche andare in snipe, una classe nella quale ha vinto 3 mondiali. Se lo snipe lo ha aiutato a diventare forte in star pure. La domanda è sì, essere forte o andare in snipe tanto ti ha aiutato anche in star in questa maniera poppa? Sì, credo di sì, perché io andavo molto sia sul laser sia sul beccaccino. Il beccaccino è una barca molto simile alla star, con 2 vele bianche, tanto ho portato del beccaccino. Ok, adesso è arrivata una domanda da da tanti che ci seguono. A me uno dei personaggi della Volvo Ocean Race che più mi ha affascinato era in effetti Magnus Olsen. Allora è stato addirittura compagno di scuderia di Torben Grael, c'era Ericsson 3, Ericsson 4. Allora volevo chiedere un ricordo, tutti voi avete grandi ricordi di tanti personaggi che hanno caratterizzato la vostra carriera, però questa me lo chiede chi ci sta seguendo. Magnus Olsen, che ricordo avete di Magnus Olsen? Io o Torben? Torben, perché lui era con me quando abbiamo vinto anche. Sì, infatti ho detto prima Torben perché era su Eric, avevano le 2 barche nello stesso team. E poi dopo, prima ti chiedevo di fare la domanda a Torben. Torben, la domanda è che ricordi hai di Magnus, essendo compagna di squadra con lui, che lui era skipper dell'altra barca nella tua squadra, e ricordi di Magnus? Io c'ho i ricordi bellissimi di Magnus, perché era una persona molto da squadra, però molto interessante, anche sempre a fare le domande dei quiz, sempre contento, sempre felice. Gli sembrava un personaggio fuori dal tempo ormai nella Volvo Ocean Race? Gli sembrava un navigatore più delle Whitbread che delle Volvo Ocean Race? Gli sembrava un personaggio un po' fuori tempo? Per Torben?
Sì, sempre a Torben, sì. La domanda è se lui sembrava una persona fuori tempo, un personaggio dei vecchi Whitbreads, e allora sì, lui era fuori il suo tempo con Harrison. Lui era un personaggio molto longevo, perché era un personaggio della Whitbread, che è arrivato a navigare, a fare lo skipper a 60 anni, quindi una persona notevole, e sì, molto simpatico. Vai Paul, il tuo ricordo su questo grande navigatore? Per me Magnus era quello che avevo l'esperienza quando sono arrivato a Yacht Language. Infatti era lui che è venuto a San Francisco a chiedermi di fare lo skipper con loro. E sono d'accordo con Torben. La forza di Magnus era la sua intelligenza. Lui faceva in un senso skipper o leader senza avere il titolo. E nel caso mio, con Yacht Language, lui aveva l'esperienza, lui ha supervised, ha sotto controllo la costruzione della barca, era lui a scegliere le dettaglie del progetto con Bruce Farr, e per quello Yacht Language era veloce. E lui aveva l'esperienza di andare a altura, veramente con le condizioni difficili che molti di noi della squadra non avevamo. Quindi è il fatto che lui poteva essere skipper anche, credo, 12 anni dopo aver navigato con me nella Volvo Ocean Race con Torben, a 60 anni, è impressionante. Ma anche lì sono sicuro che aveva titolo di skipper, però lasciava la piedra più forte a timonare, a fare la partenza, quello che è. Quindi alla fine di storia Magnus era un genio, era molto molto intelligente, e sembrava che giocava sempre perché sorrideva e scherzava a voce, però la mente di Magnus era una mente di genio. Allora senti, siccome stiamo in diretta Facebook con Yacht Club Adriatico di Trieste e stiamo parlando di opinioni di altri velisti, c'è chi ci scrive cosa pensate di Vasco Vascotto? È una domanda magari anche un po' divertente, però Vasco Vascotto, un tuo... Chi? Di Vasco Vascotto. Qualcuno si chiama Vasco Vascotto. Hai mai sentito? Chi? Andrea, chi? Vasco Vascotto, ho sentito, sì. Dai, fai felice il Torben, vai tu prima. Vasco Vascotto. Vasco è una persona che si è dedicato all'altura da molto giovane, si è sempre preparato benissimo a fare le sue regate, e con questo ha perso la voce. Ecco. Beh, non so quanto avete sentito, però io credo che la forza di Vasco è stata stare sempre molto preparato per tutte le regate che si è messo a fare. Vai Paul, dici qualcosa di Vasco e facciamo contenti i tristini. Vasco lo considero un grande amico, sono orgoglioso di lui, posso dire un po' in questo senso. Mi ricordo, essendo a una regata a Alghero, magari subito dopo il Moro di Venezia 93, probabilmente Vasco aveva 25 anni, erano un up and coming velista, ero lì a fare un match race con Mauro Pelaschier, e da guardare la carriera di Vasco abbiamo tutti visti che lui ha riuscito al suo potenziale,
e lui ha vinto tanti, tanti regati, tanti mondiali. È preparato, ma lo vedo nel, anche come Torben, sono persone con grandi capacità naturali. Andare in barca con Vasco sembra un po' tutto all'improvviso, però lui ha sensazione, lui sente la barca, lui è molto capace a capire il vento, è molto umano, è, alla fine è molto piacevole andare in barca con Vasco, molto divertente, è, quindi alla, per me sono, come ho detto, orgoglioso, sono, I'm proud of him, si dice in inglese, non so. Sì, sì, come no, sono orgoglioso di lui. Allora adesso faccio una domanda, stiamo andando verso la fine, non vi preoccupate, questo live stream è stato molto faticoso, ma ci siamo anche un po' divertiti. E quanto, poi la faccio anche a te la domanda dopo, quindi faccio la stessa, per favore porgi la prima. Ultima domanda? Questa è l'ultima domanda? No, ultime due, dai. Due, Max, 5 minuti siamo finiti. Bravo, bravo, sono d'accordo. Okay. Allora, che tempo Torben sta dedicando alla vela? Cosa sta facendo proprio attivamente nella vela? Che programmi ha da velista? Okay. Torben, che, quanto tempo stai dedicando alla vela e che programmi hai personalmente per essere attivo nello sport? Tu. Beh, io quest'anno avevo un bel programma prima che si è chiuso tutto. Facevo regata al Tahiti con il Pai Walker e un sacco di regata con le barche classiche. E poi c'è in programma il Mondiale Star, se avviene. In più, curo la squadra olimpica brasiliana e sono vicepresidente della World Sailing, quindi già un bel po' di cose da fare. E tu Paul, che programmi hai tolto il Covid da velista? Su cosa sei concentrato? Anch'io ero contento di avere qualche appuntamento in Europa quest'anno con Ferragamo sulla 50 piedi di Juan e con un'altra barca che si chiama Pendragon a fare Capri, Geraglia e Maxi. Purtroppo tutto in sospeso per il momento, magari riusciamo a recuperare Maxi a Porto Cervo, speriamo. Poi ho sempre le regate di Star che mi piace, nordamericano a Newport Beach e poi mondiale a Miami. Sono chairman of the board allo Yacht Club di St. Francis che mi impegna 30 ore a settimana, questo è il mio ultimo anno di questo impegno e anche io sono sul board della US Olympic Sailing Team che con tutto questo che sta accadendo, diciamo abbiamo molti, abbiamo più domande che soluzioni a questo punto. Senti, Tommaso Chieffi vi saluta. L'altro giorno con Tommaso Chieffi abbiamo parlato di campagne olimpiche e abbiamo anche proprio parlato di voi statunitensi che avete abbandonato, credo, il sistema dei trials per le selezioni alle Olimpiadi. Per voi è un po' una rivoluzione. Cosa ne pensi? Abbandonato le trials? No, abbiamo dei trials. Non so cosa. Ma non trial secchi, prova secca, non avete più la prova secca? Adesso siamo andati un po' più, credo, nei sistemi europei dove ci sono 2 o 3 regate che fanno parte della sezione. Questo è vero. Non so quale soluzione meglio. Posso dire che la mia prospettiva sulla squadra americana è che dobbiamo migliorare la nostra prestazione alle Olimpiadi. 2028 è un bel traguardo per noi, qualcosa di puntare su una prestazione buona e stiamo cercando di creare la strada giusta
per rendere l'America più competitiva alle Olimpiadi. Ok, allora dai, salutami, saluta Torben Grail anche lui da parte di Tommaso Chieffi e fagli l'ultima domanda: quale progetto velico, quale regata gli piacerebbe fare insieme a te? Ok Torben, saluti di Tommaso Chieffi e la domanda a te è: quale progetto di vela ti piacerebbe fare con me? Con Paul. Quale progetto? Sì, dobbiamo fare insieme. Regata, qualcosa. Dobbiamo navigare col J-Boat. Sì. Con i J-Class. Con i J-Class, sì. E te, Paul, a questo punto rispondi lo stesso o proveresti qualcosa di diverso con Torben? Io credo con Torben... purtroppo abbiamo tutti e due... credo che Torben ha quasi 60 anni anche... però allora sarebbe stato molto divertente di fare un giro o una regata in due, tipo Route to Rome o una regata dove devi provare le competenze delle veliste in molti aspetti, sia come corriere, sia come navigatore, sia come timoniere, come aggiustando le vele. Sarebbe di mettere i due grandi staristi insieme a fare una competizione del genere, probabilmente avrebbe reso dei buoni risultati. Va bene, allora vi ringrazio tutti e due, è stato un... Cosa ha detto? Credo che ha detto trovalo, ci sono. Ah, va bene, ma c'è anche chi suggerisce, trovando il campionato con le condizioni giuste, di vedervi in star insieme, fare un mondiale star insieme pure, proponiglielo un po'. Insieme, come sulla stessa barca? Star, sì. Ha detto Torben che magari facciamo una regata insieme in star, non so chi farebbe più prodiere, però facciamo la lotta. Oh, va bene. Ho regato una volta con Rod Davis in star. Io ho fatto tre mondiali a prova di Peter Simpson. Sì? Da molto giovane. Da giovane, sì. Yeah, yeah. Il padre di Simpson. Ah, io ho fatto prodiere per Vince Broom. Sì. E poi ora lo stai facendo per tuo figlio, dai, insomma. Dai, abbiamo capito, Torben timoniere, Paul prodiere. Ok, sì, probabile. Ho un chilo di più, probabilmente peso un chilo di più di lui. Ok, senti Paul, io ti ringrazio non solo per 90, aver accettato... 92. Ah, io 93, quindi faccio prodiere io. Ok. Ciao. Paul. No, Paul, sì, ti ringrazio moltissimo, non solo per aver partecipato, ma anche per tutto il lavoro che hai fatto di riportare le domande a Torben. Mi dispiace che abbiamo avuto questi inconvenienti tecnici, non ci sono scuse. Saluta Torben da parte nostra, per favore. Ok, ha detto, lui mi ha ringraziato per fare il traduttore delle domande a te, e fa grazie a te Torben per essere disponibile, e anche per rendere una conversazione divertente. Saluti dalla parte loro. Grazie anche da mia parte, Paul, per fare da passaparola. È stato un piacere rivederti. Grazie a tutti. Sì. Grazie. Grazie, Andrea. Grazie, Italia. Grazie, Giuseppe Madriaco. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie.